Buongiorno. Due parole sulle iniziative che vengono presentate oggi. Il tema dell'energia, tutti sappiamo che è difficile e come è stato affrontato dal museo. Con due linee guida fondamentali. La prima è quella di inserire ciascuno degli oggetti che vengono realizzati nelle relazioni spaziali nelle quali questi oggetti vengono inseriti. Può sembrare una scelta banale, ma quando noi costruiamo degli oggetti per l'umanità, li costruiamo per avere una relazione con l'umanità e quindi collocarli nel loro interno e vederne le conseguenze positive, talvolta non del tutto positive, è una cosa essenziale. La seconda linea guida è quella di legare gli oggetti nelle loro relazioni temporali. Cioè un oggetto non soltanto può dare una reazione al suo esterno, nel mondo esterno in cui viene presentato. Per mondo esterno intendo complessivamente, per spazio esterno intendo l'ambiente naturale e l'ambiente umano, contemporaneamente. Ma anche la dimensione temporale, perché alcuni dei progetti e alcune di queste relazioni non durano lo spazio di un mattino, ma possono durare anni, possono durare decenni, possono provocare delle modificazioni non reversibili e quindi la valutazione dell'efficacia di ciò che noi andiamo a costruire deve essere inquadrata sia nelle coordinate spaziali, ambientali e umane, che in quelle temporali. Queste linee guida non sono una sorpresa per me, perché sono le linee guida che il museo da almeno alcuni anni, 4-5 anni, ha seguito con costanza e con enorme difficoltà, ma con una costanza e con grande intelligenza. L'ha fatto quando ha avvicinato i due dipartimenti energie e materiali che prima lavoravano in modo culturalmente staccato, avvicinandoli, cercando di trovare le interazioni tra energia e materiali. Ha introdotto la concezione della coordinata spaziale in cui ogni oggetto veniva valutato nel complesso della sua vita, da quando nasce, da quando lavora e produce effetti, da quando viene dismesso e quindi va a restituire una scoria nell'ambiente che deve essere valutata in precedenza. Questa visione, secondo me, è un fatto culturale grande, soprattutto oggi, perché noi tendiamo ad avere e a richiedere informazioni che sono numerose. E le informazioni puntuali le abbiamo dappertutto, noi siamo non affogati perché non ci sia poca informazione, ma sono tante, ma spesso ci manca l'elemento critico, ci manca la capacità di cogliere criticamente i loro effetti, cioè le loro relazioni. E quindi il museo cosa ha fatto? Nella sua funzione storica ha cercato di modificare e di aggiungere il suo passato, che era quello di far vedere cos'era successo nel tempo, il prodotto dell'intelligenza umana, come essa si è sviluppata nel tempo, gli oggetti nel tempo. Ebbene, questa concezione del museo, che è fondamentale per capire la criticità, l'evoluzione, il dinamismo del pensiero oltre che del fare, è stato giudicato insufficiente. E la linea culturale dirompente che il museo ha fatto è stata semplice. Anziché essere un museo soltanto, chiedo scusa, non sto dicendo che il museo deve cambiare, anziché essere soltanto colui che descrive gli oggetti nel tempo, ha fatto un'altra cosa, mette il tempo negli oggetti. E in questo senso è una rivoluzione, per conto mio, culturale,
nella nostra fase attuale di tecnicismo che cerca di portare alle certezze, ma è una rivoluzione culturale che non riguarda soltanto il museo, ma è un messaggio che viene portato da una sede prestigiosa, ma che surroga qualche volta le carenze culturali degli organi ufficiali nei quali la ricerca viene sviluppata. E quindi io vi dico di guardare le cose che vedremo per un pochino con quest'occhio, che siamo presenti di fronte ad un passaggio grosso. Come è avvenuto questo processo? Chi l'ha fatto? A me piacerebbe dire che è stato il comitato scientifico che il museo si è dato, per dire che siamo stati noi del comitato scientifico che abbiamo pensato e fatto queste cose. Non è vero. Noi abbiamo avuto l'onore di essere inseriti nel comitato scientifico, ma noi membri del comitato scientifico, perlomeno io, ho più imparato che insegnato in questo museo. Perché? Perché ero di fronte ad una squadra del museo, di gente pensante, di giovani donne, di giovani uomini, che hanno costruito passo passo, da un lato l'esigenza di dare e di far diventare il museo sempre più grande, ma dall'altro di introdurre alle certezze la capacità critica, perché la capacità critica è solo quella che ti dà fiducia per il futuro. Questo del museo è una squadra che io ho apprezzato e dalla quale ho imparato enormi cose. Sono persone che daranno continuità a questo lavoro. Questo non è un episodio, questo è una seconda o terza tappa di un percorso culturale che darà al museo un prestigio immenso. Però le squadre non nascono con i cavoli, non sono un caso, sono state costruite. E a chi il merito di aver dato a questa grande istituzione questa grande quantità di cervelli e di passioni? Mi vergogno perché è presente il nostro direttore, e mi vergogno insomma perché c'è stato un direttore, Fiorenzo Galli, che ha saputo nella sua più che decennale o ventennale esperienza del museo lavorare congiuntamente nel portare a casa giorno per giorno ciò che era necessario, di farlo vivere, di battersi contro tutte le difficoltà politiche, economiche che ci sono, ma insieme ha deciso di investire in Cervello. Insieme ha deciso di investire nelle teste, nel pensiero, perché è qui che si costruisce il presente e il futuro del museo. Ho detto Fiorenzo Galli, e poi c'è un'altra persona che io ho conosciuto da poco, che purtroppo adesso è in pensione, ed è stato il coordinatore scientifico che Galli ha messo nel museo, che era Salvatore Sotera, che insieme al direttore ha scelto uno per uno le teste che oggi fanno grande il museo. E come le hanno scelte? Non per concorso, dalla galera. Tutte le teste pensanti, la squadra di 10 persone, giù di lì, di donne e uomini che sono oggi il futuro del museo, hanno fatto anni ed anni di accompagnamento alle comitive degli studenti, alle scuole, hanno vissuto la polvere del quotidiano e da lì dentro hanno fatto due cose. Uno, tratto la passione per questa casa, dall'altro hanno tratto l'intelligenza, i punti critici per tenere vicine le persone grandi e piccole che ci sono avvicendate.
È una squadra che nasce dal lavoro, e questa è una casa che è investito nel lavoro. Potrà sembrare una banalità, ma a mio avviso, nella situazione che noi stiamo vivendo, questa non è una regola, è una anomalia. E di questa io ringrazio il direttore.